Oggi parliamo dell'orto sinergico sul balcone o sul terrazzo di casa. Lo facciamo qui da Ciglia, presso i vivai Primaverde, e lo facciamo in compagnia della nostra esperta Francesca Vernile. Eccoci qui, Francesca. Allora, cosa vuol dire orto sinergico? Allora, sinergico, il termine forse ci suggerisce qualcosa, significa creare una sinergia, quindi un aiuto reciproco tra le piante. E adesso daremo delle indicazioni molto generiche, poi possiamo andare ad approfondire sull'orto sinergico, ma intanto ci è utile sapere che appunto le piante tra di loro comunicano attraverso le radici, attraverso i composti ormonali che vengono rilasciati dalle radici nel terreno e quindi possono o farsi competizione oppure aiutarsi a vicenda. Recenti studi hanno dimostrato che molte piante, ad esempio, tendono a rimanere più piccoline, quindi a non andare a fare competizione se riconoscono a fianco a loro piante appartenenti alla stessa specie, oppure invece vanno proprio a fare competizione se non sono appartenenti alla loro specie. Quindi insomma le piante si riconoscono e possono diciamo aiutarsi oppure tarparsi le ali, ecco. E ci sono degli accorgimenti quindi da adottare. Se andiamo a costituire un orto sinergico, dobbiamo fare attenzione a coltivare a fianco quelle specie che possono aiutarsi a vicenda e non al contrario ostacolarsi. Uno potrebbe chiedere, vabbè, allora perché devo fare un orto sinergico? Lo faccio tradizionale, metto i pomodori con i pomodori e le melanzane con le melanzane. Allora, in realtà anche magari i pomodori tra di loro non si aiutano perché vogliono tutti la stessa cosa e quindi prendono dal terreno lo stesso nutrimento. Ma se noi mettiamo magari dei pomodori che consumano molto azoto a fianco a delle piante, ad esempio azoto fissatrici, quindi tutte le leguminose sostanzialmente, che quindi l'azoto non lo consumano perché se lo fissano da sole prendendolo dall'aria, facciamo un regalo al pomodoro che in questo modo non avrà a fianco qualcuno che gli ruba il cibo. Un'altra cosa è anche l'aiuto che possono dare nell'attacco contro i parassiti. Ad esempio, se vogliamo fare ad esempio una cassetta con delle piante da mettere sul balcone, quindi un orto sinergico in terrazza, una buona idea potrebbe essere quella di mettere sempre una rappresentante della famiglia delle liliacee, quindi ad esempio un aglione. Un aglio, un aglione, una cipolla oppure uno scalogno, perché l'odore e comunque i composti che vengono rilasciati dalla pianta allontanano i parassiti, soprattutto i nematodi, che sono quei vermetti che nel terreno possono andare a colpire le nostre piante. Quindi diciamo che come difesa possiamo utilizzare le liliacee oppure possiamo utilizzare le piante aromatiche, quindi sfruttare le capacità delle piante aromatiche magari di andare ad infastidire parassiti non desiderati. Metteremo sempre anche una leguminosa, quindi fave, fagiolini, fagioli, abbiamo una vasta scelta, lenticchie, perché no? Alla fine sì, forse non ce le mangeremo perché sono molto piccole, ma hanno una fioritura strepitosa le lenticchie, quindi possiamo anche mettere loro e questo ci consente appunto di avere la parte, diciamo, azoto fissatrice. Poi ci sono delle liste che sono state fatte di accostamenti suggeriti, accostamenti non suggeriti. In realtà sono anche molto empiriche da farsi, quindi empiricamente uno va a vedere qual è la pianta che meglio cresce con un'altra. In linea di massima cerchiamo di evitare di mettere assieme piante che consumano, che mangiano sullo stesso livello del terreno e che consumano grosse quantità di sostanze nutritive. Ad esempio le cucurbitacee, ovvero zucche, zucchine, tutta quella famiglia lì consuma molti nutrienti, esattamente come la famiglia delle crucifere, quella dei cavoli, dei broccoli e di questo genere qui. Quindi associarli non è una buona idea, perché chiaramente consumano le stesse cose. Così come non è una buona idea nell'orto estivo andare ad associare le solanacee, quindi peperoni, pomodori e melanzane, sarebbe bene coltivarli separatamente, magari appunto a fianco a fagiolini. Possiamo fare pomodori, la fila di fagiolini sotto, del basilico che con il pomodoro si associa bene non solo in tavola ma anche nell'orto e magari qualche aglio che allontana i parassiti.
Un'altra cosa che possiamo fare nell'orto sinergico è quella di andare ad inserire dei fiori. I fiori attirano gli insetti pronubi, ma attirano anche quindi tutta una serie di insetti che si nutrono di insetti patogeni, e quindi ricreiamo un piccolo ecosistema che fa lotta biologica da sé, si mantiene in equilibrio. Tra le piante più indicate da mettere in un orto troviamo sicuramente il nasturzio. Tra l'altro il nasturzio è ottimo in insalata, i fiori hanno un sapore piccantino che ricorda un po' la senape e quindi sono eccezionali nelle insalate. Il taggete, che ugualmente allontana gli insetti e secondo me è strepitoso, soprattutto queste varietà con la foglia molto sottile, il taggete tenuifoglia in particolare, fa una nuvola di foglioline molto sottili ricoperte di fiorellini semplici, non sono i taggete quelli ornamentali, stagionali che mettiamo col fiore doppio, insomma, hanno dei fiori molto semplici, molto belli, delicati, che fanno questa macchia di colore e al tempo stesso aiutano i nostri ortaggi. Oppure la più classica calendula, i cui fiori ugualmente sono buonissimi in insalata. Quindi possiamo avere del colore, guardate già soltanto qui, è vero che sono fotografie, però insomma immaginatevi magari appunto questi finocchi con a fianco un bel ciuffo fiorito, un bel cespuglietto fiorito di fiori. Poi i nasturzi sono anche ricadenti, quindi insomma una pianta ricadente dà sempre quel qualcosa in più. Immaginate una bella cassetta da cui da una parte ricade, da una parte svetta invece un'altra pianta, quindi abbiamo anche una sistemazione estetica gradevole all'occhio. Gli orti sinergici non sono soltanto quindi utili, ma sono anche secondo me molto molto belli, e sicuramente in terrazzo possiamo divertirci perché abbiamo già delle situazioni rialzate. Mi raccomando, andiamo a pacciamare sempre nell'orto sinergico, è importante, anche in vaso è importante farlo. Copriamo il terriccio con della paglia, non il fieno, perché altrimenti spunteranno tutte le erbacce che caratterizzano il fieno, della paglia, o se proprio non la trovate potete utilizzare anche del cartone, così ricicliamo il cartone di imballaggio, lo sfittucciamo, tagliuzziamo tutto e lo mettiamo sul terreno. Non utilizzate però la corteccia di pino, perché essendo molto molto tannica, comunque molto acida, acidifica eccessivamente il terreno e non va bene per i nostri ortaggi. Inventiamoci un po' quello che vogliamo, però pacciamiamo il terreno, copriamolo in maniera tale che manteniamo umidità, manteniamo calore ed evitiamo l'insorgenza di piante che fanno competizione ai nostri ortaggi. E invece l'humus, che non l'hai citato? L'humus non l'ho citato, ma in realtà nel momento in cui noi andiamo ad impiantare questo orto dobbiamo assicurarci di inserirlo all'interno del composto di terra. Humus o stallatico va bene, uguale. Ricordiamo che in realtà l'humus è un prodotto a sua volta da materia organica, e molto spesso si dà in pasto ai lombrichi lo stallatico e loro riproducono l'humus, quindi è un'elaborazione, è un prodotto. Esatto, dello stallatico, ha il vantaggio di essere molto più concentrato, di non avere cattivo odore, quindi sicuramente in vaso ci viene un po' più comodo. E in realtà in commercio sono stati messi tantissimi prodotti. Un prodotto che viene molto utilizzato è quello che deriva dalla lana di pecora, perché comunque anche la lana di pecora è un prodotto organico che quindi disgregandosi, poi opportunamente lavorato, rilascia azoto nel terreno. E secondo me è una cosa molto intelligente da utilizzare, perché in realtà noi la lana delle nostre pecore negli ultimi tempi dovevamo buttarla perché non si utilizzava più. Quindi c'era questo grosso problema che la lana di risulta dalla tosatura delle pecore non si sapeva bene cosa farci, quindi fino a poco tempo fa si facevano delle buche e si sotterrava, ed era un po' un peccato. E in questo modo, anche se insomma è triste pensare che non va a costituire dei bei maglioni, però almeno la possiamo sfruttare e utilizzare per dar da mangiare alle nostre piante. Benissimo, ringraziamo Francesca per questi ottimi consigli, un bel pollice all'insù, spolliciamo, ma soprattutto ricordiamoci di iscriverci al canale. Ciao!